Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici e bentornati su Life is Strange 2, il nostro secondo episodio. Dovrebbe essere la sesta parte questa dell'episodio 2, se non è la quinta. Vediamo un po' come viene. Rules, regole. Dunque, la porta è quella della stanza di nostra madre. Find a way to open it. Or I could just blow this stupid door up with my power. That looks super easy. Yeah, I could do that with a hammer. But let's try and find the key instead, all right? La chiave sarà nella stanza della nonna, molto probabilmente, no? Shit. These are Christmas presents? Let's not tell Daniel. Or he'd freak. È un po' brutto quello che stiamo facendo ai nonni, però. Clothes, old stuff. But definitely no hidden key. Continuiamo a cercare. Comodino. Okay, Steven. Where do you hide this key? I don't really see Steven listening to old school pop rock music. We clearly don't share politics, but at least Steven doesn't preach. Yeah, not much to see in here. Locked door. Maybe key to Karen's room is inside. Proviamo qua. Yeah, no. No way I'm searching Claire's underwear. Love the outfits, guys. Ah, man. Claire e Steven quando sono sposati, immagino. Karen hated collecting trinkets. She used to say they were just useless dust traps. Did you... Who knew this sweet little muffin would turn into such a brat? Still super cute, though. Did you... see where she put the key? I think... she put something in her pocket. Sharp objects. Bit like Claire. Yeah. Proviamo qua. Come on, little key. Don't be shy. Eccola, eccola. Definitely not the one. Way too small. But wonder what would have been different if Dad had taken us to church. La sacca. Didn't know Claire had sleep troubles. I guess it kind of makes sense. Un porta chiavi. Probabilmente questa chiave apre qua. Okay, Daniel. Whoa. I'm just looking for a key. Not the crown jewels. Ew. Are these milk teeth? Not sure if it's gross or cute. But still, no key here. Yep, it's empty. Daniel, you really think you could open this door without doing too much damage? Yes, I know I can. Allora, ragazzi, io non so se è il caso di aprirla. Where is this cardigan? No way she wore it to church. Si è messa qualcosa in tasca. I gotta find a way to open that door. Or Daniel's gonna keep ranting about it. Quindi che sia. Vediamo se l'ha lasciato in bagno, cardigan.
Ecco. Yes. Ecco la chiave, ragazzi. Dai, almeno non abbiamo distrutto la serratura. I found one key, so it better fit. Just try it. Wow. There's not that much Cari. left. Where do you think they put the rest of her stuff? It's her teenage room. I'm sure she. They want to forget anything related to Karen. I can relate. It's her teenage room. I'm sure she sorted through her things before leaving for Seattle. They looked happy. The rest is probably packed in these boxes. These pictures are so random. Vediamo qua. Vediamo se I think I remember that one. Karen showed it to me once. You. Hey Daniel, check this out. His name is Ulysses. Like the hero? I guess. So cool. It's like she almost never used those. Profumi, vediamo che cosa c'è. I quarzi. Is that an amethyst? She was into New Age bullshit. Yeah. You finally left forever. Ah, questa è una poesia di nostra madre. Sento il coro verde che canta nella foresta nell'antico grigio, abbracciandomi nel suo incantesimo ligneo, la sua canzone, le sue radici micce che esplodono al contrario. Quando mi nascondo nel mio cuore ascoltando quel suono che mi fa sentire più vecchia della foresta, più vecchia di te, ma più giovane del fiume che piange ai miei piedi. Se scivolassi nel terreno le voci si attutirebbero, come il mio viso nel cuscino, così nessuno saprebbe che sono lì. Potrei entrarvi nelle tane, ma mi porterebbero solo giù. Quindi sopra le cime degli alberi, sopra il fiume, mi ritrovo ad andarmene per sempre. Malinconica, ragazzi, forse rispecchiava il fatto che poi lei se n'è andata. Una lettera. Man, that pen pal sure loved listening to her own voice. Grazie mille per la tua lettera. Credevo che tu fossi dimenticata la tua amica di penna. Qui mi annoio un sacco e le tue lettere sono la cosa migliore del mondo. Anche tu decidi di sentirti molto sola a volte lì a Beaver Creek. Quindi sono felicissimo di averti trovata. A volte è divertente avere una famiglia così grossa come noi. Ma sono così gelosa di te che sei figlia unica. Hai tutta la casa per te come una vera regina. Ti avevo già parlato di mio fratello Keaton, il più vecchio. È così stupido e immaturo per la sua età. E adesso pensa di essere figo solo perché ha la patente. E chi se ne frega? Quando prenderemo noi la patente potremo vederci quando vorremo. Sento mio papà che urla, scappo prima che mi trovi. Scrivimi presto, io ti risponderò subito. La tua amica di penna preferita, Emma. Quindi... Guess the no phone rule wasn't such a thing back then. Un'incisione. Non la potevamo well, vedere. Figures Karen was already looking for an exit. Ora spegniamo così non lasciamo tracce del nostro passaggio. Vecchi giochi da tavola. I don't recognize any of these games. Hope you enjoyed your trips. So you didn't ecco. bail on us for nothing. So, anche qua c'è la croce del biondo. Read a lot of these in the 10th grade. Yawn. I miss my music. I think it's not plugged. When she went on trips? This playlist is boring as hell. Non c'è niente praticamente qua. Attacca. They're not that fluffy anymore, little bear. Riproduci. The fuck is wrong with this? Oh.
hiding spot. Smart. So, Karen was already serious about running away. Sai quando vuoi, scendi quando vuoi. Un adulto, un biglietto. Ecco qua, una città troppo stretta. Abbiamo fatto i souvenir, ragazzi. Avremmo perso tutti gli altri, ma almeno uno l'abbiamo preso, il punto della bandiera. Vediamo questo baule cosa contiene. Una macchina fotografica usa e getta. Scarponi da trekking. Never been a big fan of hiking. But here I was. I think I saw a moon eclipse once. Before Daniel was born. I miss my skateboard. And going to the park. Penso non ci sia nient'altro qua dentro. Con Lyra e... No, possiamo ancora controllare, ma non possiamo chiuderlo. They want to forget anything related to Karen. I can relate. Una lettera, abbiamo vista questa prima. Why would Claire lock these up in here? Is that for mom? Huh? Let me see. Daniel. Come on. What's it say? Read it. Seriously, stop. Here, how about this? I've heard the news about Seattle. Please help my boys if they come to you. Ancora viva. Why did they hide this from us? I don't know. You can reach me at this address. It's a P.O. box I use sometimes. What's a P.O. box? Well, a cop-out. In this case. I beg you, please help my sons. Oh yeah, right. Total bullshit. What do you mean? She cares about us. Well, I don't. Maybe she changed her mind. We could try and contact her. You don't even know her, okay? Don't get any wrong ideas. We should just stick to our plan. For now. Can I read it again? Yeah. Then we gotta go. My goodness. Oh. Shit. Excuse me. What are you both doing in here? Except visibly. Ransacking our house while we're at church? We were just looking. For answers. And, Was it worth stealing my key? Claire, please. Calm down. No, Stephen. They went way out of line here. We specifically told you to stay out of this room. I have the right to see my mom's room. This isn't her room anymore. There is nothing to see in here. It's time you learn to respect some rules. Actually, we did find something. Yeah, we found a new letter from my mom. She said she wants to see us. But you didn't even tell us. She's not my daughter anymore. Or your mother. She burned all those bridges. One letter doesn't change what she did to me. All of us. She is not welcome back. Just don't blame us for being curious about her. But I know her better than anybody. She hasn't changed. She just feels guilty. I can't hear that. Listen, Sean. I know life has been tough on you the past month. Bless your souls. And we put up with a lot of things. But that, going through our stuff, our personal belongings, that shows you don't respect us. We could go to jail just for helping you. This is how you pay us back? Well, things are just going to change around here if you want to stay. Man,
I think I see why Mom left now. She couldn't put up with your stupid rules anymore. Oh, so that's what you think. Then let me tell you something. Huh? Steven! Oh, shit! Get this goddamn thing off me! Steven, no! Hold on, honey, we'll get it off! No! Stop! Oh, my legs! Sì, usiamo, usiamo. Vai. Do it, Daniel. Now. Do what? What's going on? Oh, Lord, what? What are you doing, Daniel? Oh, my baby, Stephen, are you okay? Now I am. Thanks to Daniel. You were right, Claire. I should have fixed that cupboard months ago. I guess my laziness will get me someday. What in the name of God was that all about? That's impossible. What are you, Daniel? Claire. Listen, they saved me, Claire. That's all that matters. Maybe. It was a miracle. Thank you, Lord. Hiya. It's the sheriff. Sean, I didn't. We didn't call him. I know, Grandma. Sean, what are we gonna do? Go hide in the garage. No. No. No way. If the police searches the house, that makes the two of you accomplices. Get your bags and go out the back door. I'll distract him. Really? Yes. No. Get the hell out of here. I'm so sorry for everything. I wish we could have helped you more. I wish you could stay here with us. Watch out for your brother, Sean. Yes. Be careful. We'll see you as soon as we can, okay? Thanks for helping us. Both of you. Oh, we love you. Now hurry up. Daniel. Di nuovo in fuga. Your ass.
vediamo come va avanti, ma veramente un colpo di scena dietro all'altro, incredibile. Man, Chris must be so mad at me. I could tell he was pissed when he saw I had the power. You get over it. You saved his life. He thinks I'm a liar now. He's a smart kid. He's not gonna stay mad. You guys are the Spirit Squad, right? I hope so. Sean. I'm tired of running away. Why does my power always bring trouble? You don't have to use your power if you don't want to. But I'm good with it. And I'm the only one who can do these things. I know, but Daniel, you need to be careful and listen to your brother. You think we'll see Grandma and Grandpa again? I don't know. We'll see. Where are we gonna go now? See Mom? No way, man. We don't need her, okay? But she said she wanted to find us. We stick to the plan. We go to Puerto Lobos. That's where we belong. No one will tell us what to do. We can be whoever we want. You think? I don't know. Trust me, man. From now on, we make our own rules. Look, I even got you a present. Merry Christmas, Enano. For real? But it's in 2 weeks. Who cares? Dates are boring. Here. It's all for me? Awesome. Early Christmas is the best. Hey, I got something for you two. I wanted to finish it, but we're doing it now, so. Oh, man. That's so cool. Hey, listen. There's a ride. Come on, all aboard. E finisce, ragazzi, il nostro secondo episodio, incredibile veramente, bellissimo, molto più bello del primo addirittura, incredibile. Quindi su queste note io vi darei appuntamento all'inizio del terzo episodio, che vi vado a registrare dopo aver montato tutti questi video per averli messi online o mentre ve li sto mettendo online. E che dire, ragazzi, veramente veramente bellissimo, con il collegamento con Captain Spirit. Mi è piaciuto tantissimo anche quello.
Detto questo, ragazzi, se vi è piaciuto l'episodio, vi chiedo sempre di lasciare like o iscrivervi al canale per sapere quando metterò online la nuova parte, ovvero l'inizio del terzo episodio. Saluto tutti gli amici della community Game Spoiler, quindi Alan, Johnny, Giovanni e Andrea, sempre, tutti quanti, la mia amica Anna e la sua community Bloodborne Italia, Chad Gazzu e Grafilms, con cui collaboro appunto nei cortometraggi, e nella CGM, che sto incominciando a lavorare anche con Chad Gazzu, appunto. Saluto anche Christian, che detiene con noi il nostro secondo canale Elysium, sempre in descrizione se volete andare a vedere ogni tanto quando carichiamo qualcosa. E che altro dire, grazie di aver visto questo episodio, ci vediamo alla fine dei titoli di coda per vedere le scelte della community. Rimanete con me. Thank you.
Eccoci qua ragazzi, facciamo il trofeo Spiriti Liberi. Abbiamo lanciato la palla di neve per bene. Potevamo lanciarla su Danny e su Funghetto, lanciare la palla di neve a Danny e Funghetto. Erano due tiri, no? La gente ha lanciato maggiormente su Danny. Poi siamo intervenuti e abbiamo fatto scappare Puma. No, abbiamo lasciato che Danny uccidesse Puma al 45%, abbastanza divisa come cosa. Abbiamo pregato insieme a Claire e Danny e quasi tutta la community ha fatto questo. Claire ha pregato da solo, nessuno ha pregato. Hai confessato a Steven che Danny ha un superpotere. Hai finto di non sapere niente. Ecco qua, abbiamo 7 pagine. Abbiamo aiutato le faccende domestiche, abbiamo detto a Danny che hai fatto il bene a salvare Chris. Non hai usato i portatili di Steven per accendere il tuo profilo. A questo punto potevamo anche farlo perché volevo parlare con Laila, ci ho pensato dopo, ma ormai è andata così. Non hai usato il telefono per chiamare Laila, potevamo chiamarla col telefono, e hai mentito a sua madre, non hai potuto parlare con lei e hai detto la verità a sua madre. Non hai guadagnato la fiducia di Chris. Ecco qui, quindi hai scelto di proteggere il segreto di Danny e hai detto di fare attenzione. Hai ascoltato la canzone di Cassidy fino alla fine, hai disegnato la navicella per Chris, abbiamo trovato vari regali di Natale per Daniel, non ci siamo mischiati nei premi di Charles, potevamo farlo, non l'abbiamo fatto, abbiamo lasciato che Daniel usasse il potere per aiutare Steven, così non gli hai fatto male. Ecco qui. Insomma, gli facciamo male alla gamba. Il poliziotto viene seguito e Charles è finito sotto una macchina. Chris è finito sotto una macchina, quindi poteva farsi male. Chris non è stato investito, il poliziotto non viene seguito e Chris viene aiutati a scappare. C'erano diverse varianti. Danny ha smesso di dire parolacce, questa è una buonissima cosa. Ha vinto i dadi barando. Ah, non lo sapevo. Danny ha ucciso il puma. Appunto, Danny ha potuto seppellire Funghetto. Danny ha accettato di pregare. Non ha voluto riordinare la camera, indisciplinato, quindi non è stato chiesto di dire la verità a Chris. Ha incoraggiato Danny a usare il suo potere in generale. Danny ha usato il suo potere per salvare Chris dall'incidente con la macchina. Danny non ha dato la colpa a nessuno, dato che Chris non si è fatto niente. Daniel ha gradito i suoi regali di Natale anticipati. Ecco qua, ragazzi, queste sono le nostre scelte, bene o male, del nostro episodio. Andiamo avanti. This is it? Yeah. It looks like a nettle field. And it stinks. Yeah. And your stinky feet will cover the smell. Shut up. They don't. Come on. I'll show you around. Allora, hanno trovato la madre, visto che c'era una voce femminile, nel prossimo episodio. Non lo sappiamo. E siamo pronti per continuare, ragazzi. Quindi, ragazzi, detto questo, se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale per sapere quando andrò avanti con Life is Strange 2, con il nostro terzo episodio, e noi ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao ciao a tutti e grazie ancora di aver visto il video.